cantautore. Praticamente adesso il nome se lo presenta lui stesso. Ciao a tutti, io sono Alberto Camerini, l'Arlecchino del Rock, quello che qualcuno ricordava un po' di anni fa come l'Arlecchino del Rock, quando calcavo i palcoscenici italiani con una casacca di Arlecchino, i capelli tirati tutti in su, con la lacca, cotonati, dipinti, ossigenati, col trucco, una specie di pagliaccio di Leoncavallo, un personaggio da opera. Adesso sono passati parecchi anni e io continuo a fare musica come ho sempre continuato in tutti questi anni e adesso come tutti si cambia, sono cambiato anch'io, spero in meglio, un attimino più tranquillizzante e è passato davanti a voi. Il cavallo di battaglia, ecco, qual è stata la La mia, la, canzone? la canzone che mi ha portato più successo, più fortuna è stata quella Rock and Roll Robot e Tanz Bambolina. Tanz bambolina, ma più rock and roll robot, ero robot, bambolina, eccetera. Poi ho scritto Serenella, poi ho partecipato al Festival di Sanremo nell'84, ho fatto la bottega del caffè e poi ho cominciato a girare tantissimo in giro per l'Italia nelle feste di piazza, come tantissimi altri cantanti. E sto scrivendo anche un libro che si chiama Paese di Festa, che racconta queste mie esperienze viste con una chiave poetica, surreale. E ho appena realizzato un nuovo CD che si chiama Altra Musica e due ne ho realizzati, uno nuovo che si chiama Altra Musica e un altro si chiama Arlecchino Elettronico, che è una raccolta dei successi delle canzoni che chi mi ha seguito conosce già. E sono Serenella, Arlecchino educato dalla Rock and Roll Robot, Tanz Bambolina, Quando è Carnevale, gli eroi della televisione, maccheroni elettronici e così via. Questa sera sono qui, come ogni anno, ormai è una tradizione, una festa organizzata dal signor Viola e sono tra Palmi e Seminara a Barritieri. È stata una bellissima serata, molto piacevole. Spero che quando il mio prossimo CD uscirà, l'ho finito di registrare questa settimana. Ne spedirò sicuramente delle copie al signor Viola e ve lo farà ascoltare. Spero che vi piaccia. Benissimo, a questo punto è giusto perché ci troviamo qui questa sera grazie al comitato di Barrettieri. Vogliamo una alla volta il presidente del comitato e tutto il comitato essere qua, signor Celi Giovanni e poi naturalmente tutte qua. Ecco, sì. Ecco, sì, grazie. Anzi, ecco, come ti sei trovato bene, puoi dare il. Sì, sono addirittura. Lui è venuto a prendermi in automobile a Villa San Giovanni, per cui dal treno, perché sono arrivato. Ho la macchina rotta, sono arrivato in treno. È stato molto piacevole. I fuochi sono stati bellissimi, fantastici. Vogliamo dare il microfono un po', ma. Ma niente, noi ringraziamo qua il signor Viola che ci ha permesso di portare qua in piazza il signor Camerini qua. E niente, spero in ogni caso di aver fatto fare bella figura al nostro paese portando qui Alberto Camerini, come dicevo prima, e col nostro sacrificio, sperando sempre di aver fatto quello che era giusto fare per il nostro paese. E niente, il prossimo anno sperando sempre di fare migliore di quest'anno. Con me hanno contribuito a eseguire questa festa Celi Francesco, il cui presente Celi Giovanni, Erio Carmelo, Panuccio Giuseppe, Celi Vincenzo e Melara che è alla camera lì che ci sta riprendendo un po' a tutti. Va bene, con questo ringrazio a tutti e una bellissima serata e un buon viaggio per Alberto Camerini e un felice ritorno a casa. Volete dire qualcosa di personale? Grazie a tutti allora, anche a Allora, nome di. ecco, prima di finire praticamente ringrazio al cameraman, quindi praticamente che ci ha ripreso le sue meravigliose immagini e ti volevo dire come vuoi ringraziare il tuo pubblico meraviglioso che va su queste emittenti televiola, che domani ti seguono vedendo questo filmato. Ma vorrei ringraziarli di tutto cuore e sperare di divertire, di interessare con delle canzoni anche intelligenti, perché sono un cantautore, quindi ho sempre cercato di sforzarmi di realizzare delle canzoni brillanti, comiche,
non sono un Latin lover, per cui non posso cantare solo canzoni d'amore, amo le canzoni d'amore. Spero che l'estate gli vada bene a tutti, sia piacevole, sia un'estate prima di tutto di salute, e che l'ozono non vi rovini l'abbronzatura. Spero che il rientro al lavoro sia felice e sereno per tutti. E posso aggiungere anche una battuta comica? Che l'Inter vinca il campionato di calcio quest'anno, perché sono interista. Innamorati, innamorati. Certo. Innamoratissimi. Volevo dire anche il signor Malara, se vuole venire un attimino, no? È timido. Allora Antoine, no, nemmeno. Allora un saluto anche per Antoine. Quello che manda i canzoni di Alberto Camerini degli anni 60 pure, tutti, quindi. Sì. Un ringraziamento al comitato che ci ha dato fiducia di scegliere un artista meraviglioso, una serata bellissima. Allora, a risentirci alla prossima volta. Alla prossima volta, arrivederci. Ciao. Io ti volevo là pure. Signori e signori, a questo punto termina il nostro spettacolo con l'augurio di questa festa per voi milanisti, che l'anno prossimo arrivi il 13° scudetto, primo. Poi vogliamo ringraziare... Signori di Taurianova e provincia, a tutti buonasera. Allora, noi di questo gruppo musicale ci siamo trovati qui in occasione del festeggiamento del 12° scudetto del Milan. Auguri ai milanisti, anche se io sono juventino, però ammiro la squadra forte, grintosa e che può sempre vincere. Questa festa è stata organizzata dal Milan Club Franco Barisi, il cui presidente è il signor Silvio Legato, al quale mandiamo tanti saluti e auguri ancora per il 13°, ahimè, 13° scudetto. Il 13 non so se porta bene o se porta male. In questo caso, se sarà forte, viva il Milan! Ecco, siamo sportivi. Facciamo un applauso. Ecco, benissimo. Allora, un ringraziamento va soprattutto al comitato di questo Milan Club di Franco Baresi, e quindi in bocca al lupo. Allora, questa sera qui abbiamo il gruppo, dimenticavo la cosa più importante, tanto ci ritroviamo qui per il nostro simpatico signor Benito Viola, manager di questo gruppo per la Calabria, il quale oltre a essere un manager è anche un vero uomo, perché l'ha dimostrato quando in un affare mio personale di malattia, non me proprio, è stato uomo telefonandomi un giorno sì e un giorno no, addirittura dicendomi di avere fede, e infatti con la molta fede ho superato, anzi abbiamo superato tante brutte cose. Allora, ora andiamo alle belle cose. Voglio presentarvi prima di tutto, ecco, la nostra Ornella, la napoletana, vieni qua, eccola qui, un applauso alla nostra Ornella. Ornella, di cui il signor Benito è ammiratore. Allora, Ornella, noi ci troviamo qui dopo tanto tempo, cosa ne dici? Beh, innanzitutto io mi ritengo un po' fortunata, in quanto vengo ammirata, apprezzata specialmente dal signor Benito Viola, e quindi stasera... E dai calabresi, quindi stasera per me è stata una serata meravigliosa, bellissima, stare a contatto con il pubblico e con la moglie del signor Benito Viola, che si sono congratulati con me, insomma, hanno fatto tante... Che ti trovano ancora bella. Bella. E poi riepilogando,
Ciò che hai detto prima a riguardo la malattia, io ho innanzitutto avuto molta fede. E non lo volevo dire. E poi, e vabbè, non c'entra niente, perché quella è una cosa che stiamo sulla terra, ecco, sulla faccia della terra, tutti quanti, sono cose che accadono nella vita, però posso dire che ho tenuto vicino a me tante persone care, cose che io sinceramente non me l'aspettavo. Vabbè, parliamo quindi di cose allegre ora, cosa hai per... Cose allegre che posso dire, quelle che sono rientrata, ho ripresa, sì, ho ripreso di nuovo il canto con la felicità più di prima. Bene, con quella spensieratezza, con più grinda, e spero che il tutto posso tenerlo e portarlo avanti serenamente. Questa grinda poi, ecco, ti è anche accompagnata da tua figlia Anna Maria. Da mia figlia Anna Maria, si intende, è una cosa in famiglia, perché questa cosa l'ho iniziata io, il fatto del canto, perché è una cosa che ce l'ho innata in me e quindi l'ho... Vabbè. Traslocata, se si può dire, ai figli, travasata ai figli. Quindi. Benissimo. Signor Benito, lei vuole aggiungere qualche cosa qui per la nostra Ornella, di cui lei, ecco, c'è una foto. Ecco, il nostro Benito, così com'è, viene da regista, passa. Buonasera. Ecco. Buonanotte, buongiorno. Allora. Noi artisti non abbiamo orario, quindi non abbiamo niente. Ecco, lei vuole aggiungere qualcosa a quanto è stato detto fino ad ora? Certo. Dunque, io anzitutto vorrei aggiungere che questa sera la nostra piccola emittente televisiva di Televiola, in questo momento, in questo studio, è tutto pieno di colori, è pieno di una cosa che ho sempre aspettato, perché come ha detto poco fa la fede, perché io ho fede di queste cose, e siccome, ecco, mi rivolgo anche gentilissimi telespettatori di Televiola che ci seguono, praticamente per me coloro che sono qui alla mia sinistra, alla mia spalla, sono come di famiglia, perché cosa devo dire, quando ho cominciato a fare l'impresario teatrale, la prima serata che ho fatto, me la ricordo sempre, ho cominciato con queste signore che sono alla mia spalla, che sono state veramente dei professionisti e che veramente abbiamo fatto tante bellissime cose, e quindi sono altrettanto. Quanti anni sono che ci conosciamo, signor? Saranno oltre vent'anni. Oltre vent'anni. E questa stima non si è mai spezzata. Problemi ci sono stati, perché nello spettacolo ci sono, e quindi di sana pianta. Però si superano. Però si supera. La comprensione. Poi. Importante quella. E come dicevo, mi sento veramente il cuore pieno questa sera. Se il cameraman. Grazie. Se il cameraman vuole inquadrare, perché poi vengono qua intervistati. Quindi mi sento veramente felice, perché dicevo, la prima serata, la prima volta che vedo particolarmente la signora, che questa sera sorridente, sentivo una cosa, ecco, diciamo in poche parole, non voglio, un voto, praticamente una cosa di famiglia che ho avuto qua. E veramente mi sento veramente onorato. Una sera sì e una sera una sì no. E una sera no, sì, questo sì. Lui me lo diceva sempre. Il dottore che mi ha comunque detto... Comunque posso aggiungere qualche altra cosa, io posso dire questo, che anche stando, questo è un consiglio che voglio dare a tutti gli ascoltatori, si intende, perché la vita bisogna prendere. Non è fatta soltanto di rose e fiori. Bisogna prenderla così come viene, anche se si sta male, bisogna tirarsi su, perché io ho incoraggiato gli ammalati, dove sono stato lì a Milano, al centro studi, che dove mi hanno curata, e al punto che sono stata anche invidiata, perché dice giustamente, beate voi signori che avete questo carattere, questo modo di fare cose. Tanto è vero che ho sbalordito fino anche la dottoressa, i dottori mi hanno seguita nel cantare. Hanno perso del tempo vicino a me, quindi ho dato un'armonia al centro studio e ho rimasto un bellissimo ricordo, e spero di ritornare, ma non che devo stare male, ma devo stare bene. Va bene, un applauso. Ciao Ornella. Ecco, da Ornella praticamente volevo dire solo questa cosa, perché questa sera
Lei sul palco ha riempito, non so, il calore insieme a tutti naturalmente, ma il suo ritorno sul palco è stata una cosa veramente grandiosa. Sì. E io praticamente, questo lo dico simpaticamente e scherzosamente, che sono stato sempre a richiedere una canzone un soldato innamorato. Vabbè. Il tempo c'era nel secondo tempo, è l'inizio dell'estate, quindi ce le vedremo. Non c'è solo una cosa, sembra agli ascoltatori di prendere un po' l'esempio mio, perché anche quando si sta male bisogna sempre andare avanti, guardare avanti, aver fede innanzitutto e di rimanere anche un bel ricordo dove si rimane, dove va si bene. È stato va bene, benissimo, tante grazie Ornella. Un applauso. Facciamo rimanere qui il signor Benito, che ci fa compagnia, è un buon regista. Sì, abbastanza. Simpatico. Ecco la signorina, la signorina Annarella. Senta, ecco, se mi inquadra questi residui bellici del 40. Del 40, ecco. Caro Mario, tu sei invidioso perché non li puoi portare. No, io li posso portare, io posso anche. Ma non fare questi pantaloni. Non questi pantaloni, i blue jeans. Già. Anna Maria, tu da quanti anni che manchi qua? Parecchi, 6-7 anni. Fai un primo piano ad Anna Maria da sola. Voglio fare un complimento. Ecco, no, voglio dire praticamente. Se mi permette, signor Mario, perché io gli ho chiesto un'immagine che rimane qua a Televiola, Anna Maria praticamente, non per offendere, perché tutti gli artisti, che signor Mario lavora tutto l'inverno per poter portare nell'estate uno spettacolo alla grande, Anna Maria me la ricordo praticamente perché, ecco, sì, quasi, diciamo una showgirl dello spettacolo. Cioè, quando c'è Anna Maria, praticamente, anche tengo a precisare, anche per i comitati feste, rimostrare anche per i comitati feste, come dicevo, perché questa è la vera professionalità. Cioè, cosa significa? Significa, questo, e mi riferisco proprio. Allora, vorrei sapere, quando un artista si sente male, non viene e non c'è niente da fare. Invece Anna Maria, questa sera, anche con la febbre, per essere, questo rimostra la sua professionalità, è venuta nello spettacolo con la febbre, ha fatto lo spettacolo bellissimo, non ha rimostrato che stava male, invece stava male, e quindi questo è di apprezzare l'orchestra di signor Mario Tarantino, che io praticamente, come ho detto e ripeto ancora una volta, l'unica orchestra nelle Puglie che è rimasta sempre, diciamo, in vista, anche se a volte si perde di vista per motivi, per altri motivi, però ritorna sempre, e questo veramente mi fa tanto piacere. Facciamo un applauso veramente, perché questo vogliamo rimostrare, giusto? No, io volevo solo dire due particolari. Il primo è questo, che in pratica quando una persona sta male, magari state parlando tutti di malattie. Che non sempre si sta male, quelle poche volte che magari che succede volontariamente. Non succede perché magari uno lo vuole, succede e basta. La febbre 39 non è una cosa da niente, intanto, anche con un mal di gola non indifferente, però per lei, signor Viola, questo è d'altro, forse con un altro impresario non l'avrei fatto, quindi lei veramente merita tutta la mia stima e tutto il resto. Comunque, niente, io mi sono divertita come sempre, stando qui con lei, in questa bellissima località che è Taurianova, poi da parecchio che non ci venivo, poi tra l'altro, mi sono trovata bene, mi sono divertita nonostante tutto, quindi okay. Grazie ancora. Ecco, per finire, mi scusi signor Mario, perché esatto, perché volevo dire che Anna Maria praticamente quando sale sul palco la gente, il pubblico non si muove, non c'è niente da fare. Ho detto perché stava male questa sera, me la ricordo cosa significa lo spettacolo di Anna Maria, anche di Liliana. Liliana, mi ricordo, perché tante salute perché questa orchestra è di famiglia, come ho detto. Adesso lascio le cose e passo il microfono al signor Mario, perché devono fare strada abbastanza, e quindi continuiamo l'intervista, così finiamo. C'è anche un po' di stanchezza. Sì. Grazie Anna Maria. Andiamo al conterraneo
Nando, senti, sappiamo che tu sei già conosciuto qua per la corrida, per la super corrida, non della nuova fatto video, va bene, c'è, c'è. È rimasto questa etichetta così come Nando della corrida, vero? Sì. Ma che futuro hai ora? Dunque, io prima di tutto voglio ringraziare te, Mario Tarantino, insieme alla tua famiglia e al manager Benito Viola, e ringrazio pure il club del Milan. E anzi, mando un salutone al signor Silvio Legato e colui che mi ha invitato, il signor Peleggi, Enzo Peleggi, e vi ringrazio veramente tutti per questa bellissima festa che abbiamo fatto del Milan, la festa che del 12° scudetto. Veramente è stato un Milan straordinario, il Super Milan, e questo lo dobbiamo per la bellissima serata al manager Benito Viola, che ha portato questa bella orchestra e bellissime grazie, cantanti. Grazie. Riguardo la corrida, io veramente sono andato alla corrida Canale 5 e grazie ai miei amici di Taurianova e tutti i calabresi ho vinto. Però, quello che non sai tu, sono stato anche a Italia 1, ospite del manager Benito Viola nel programma Isole Comprese. E allora sono venuti da Canale 5, sono venuti nella televisione di Benito Viola, dove hanno fatto una grande intervista, hanno fatto un bellissimo inquadratura di questa televiola che si trova a Taurianova, e io sono stato ospite del noto manager Benito Viola nel programma Isole Comprese. Riguardo il mio futuro, io vado a suonare per divertimento, per far divertire i bambini. Non è che io pretendo tante granché, solo perché mi diverto e faccio divertire la gente. Vado a suonare per beneficenza, e con te da molto tempo che ci conosciamo. Nelle feste in piazza tu mi hai sempre invitato, sempre, e speriamo di vederci sempre. E riguardo oggi, per la prima volta a Taurianova si è fatto questa bellissima festa con l'orchestra, perché le altre volte in cui abbiamo vinto lo scudetto, la Coppa dei Campioni o la Coppa delle Coppe, ma veramente abbiamo fatto solo la sfilata, mentre ora abbiamo fatto questa festa in grande. Sì, però questi sono meriti di tutti i tifosi del Milan, di Taurianova e dei centri vicini, particolarmente del club Franco Baresi di Taurianova, che hanno fatto dei sacrifici per questa festa, e allora hanno portato qui una grande orchestra. E questo lo dobbiamo a chi? Al noto manager Benito Viola. Passo il microfono a Enzo, salutando tutti i milanisti di Taurianova e d'intorno. Un applauso, grazie. Allora facciamo un uomo e una donna. Vieni. Ma anche se non vuole parlare, se. Bene, dai, nessuno ti mangia qui. Qui ci troviamo a Televiola, chissà che... Ecco, un primo piano, un primo piano, No, primo piano no, è quello che proprio... Non... Il terzo piano. Allora, senti, qua non ti mangiare nessuno, chissà che da questa... ecco, girati un po' di là, chissà da questa emittente Televiola tu domani possa vederti qualcuno... e ammirarti per tante cose. Allora, Raffaella, è la prima volta che voi la vedete qui, promette. Dunque, cosa hai nel cassetto? Raffaella, Ma un sogno molto... un sogno molto... Ma... è troppo grande. Da realizzare? Vabbè, ma si spera da realizzare almeno, no? Io spero. Con più ottimismo, perché... stasera mi sembra una serata funebre, siate più allegri. È una grande passione la mia. Si incomincia un po' la passione per il canto, no? Quindi tu cosa hai vinto finora? Di festival, tu sei stata a Bologna, no? E hai fatto qualcosa. Ho fatto una corrida 2 anni fa e ho fatto primo posto con un brano di Lucio Dalla, Caruso. Caruso, hai visto qualcosa, quindi hai già vinto. E poi ho cantato a Milano insieme a Jean Christophe e ho avuto una targa, insomma piccole soddisfazioni con la quale... E quindi c'è un futuro roseo per Raffaella, no? Va bene, un applauso. Un applauso, e chiediamo se gli fa piacere lavorare con il manager Benito Viola. Ti ha fatto piacere questa serata lavorando insieme al signor Benito qui? Io sono rimasta molto contenta e spero di ritornarci ancora. Grazie a tutti voi.
Benissimo, telegrafica, benissimo. Ciao Raffaella. Ora abbiamo il bello della compagnia qui, eh. Vieni, vieni, vieni. Un applauso, facciamo l'applauso. Al nostro Pasquale, no, non gli fare il primo piano, eh. Di profilo, ecco. Dunque, Pasquale e il, come anche il batterista, si cimentano per la prima volta come feste di piazza, non l'hanno mai fatto, loro fanno il piano bar, quindi fanno un po'... È un po' diverso, però nello stesso tempo è piacevole, diciamo, fare questo tipo di esperienza. E come l'hai trovato tu il signor Benito Viola? Una persona squisita come i panini che abbiamo mangiato alla fine della serata. Che paragone, signor Benito, proprio... Sono caduti proprio a puntino, perché proprio non ci sia, cioè nel piano bar non c'è questo tipo di discorso, per cui è una cosa, anche questa è una cosa positiva. Benissimo, hai progetti per il futuro? Sì, possibilmente penso che cambierò cordiere, cioè metterò delle cordiere plastificate, perché stasera è successo qualcosa di assurdo con la chitarra, ogni due minuti si spezzavano corde, non so, forse l'emozione, diciamo la prima volta. La prima volta. Allora, in bocca al lupo, Pasquale. Facciamo un applauso, grazie. Ora ecco il nostro Peppino. Il nostro Peppino. Giuseppe. Io lo chiamo Peppino. Ah, Peppino. Ma Peppe è più comune. Tu non conoscevi il signor Benito Viola? Manager, e anche lui si è cimentato per la prima volta. È un gruppo che ho messo su. Loro suonano per la prima volta insieme, quindi sia Pasquale che Peppino come Nico, è la prima volta che vengono a fare la festa di piazza, quindi non è che vi siete trovati male, no? No, assolutamente no, tranne problemi tecnici, ma è un po' di umidità, per quanto mi riguarda, cioè le bacchette slittavano. Va bene, più in là allora sotto la pioggia che cosa farai? Sotto la pioggia... Abbandonerai? No, suoneremo lo stesso. Benissimo, ecco. Anche perché un batterista, cioè, deve rompere i timpani, quindi... Bella battuta questa, Va applaudita, va. Benissimo. Oh, senti, il signor Benito qua ci conosce da oltre 20 anni e ogni tanto vedi delle facce nuove, no? Tu come vedi Taurianova, la Calabria? Tu hai visitato oggi qualcosa, no? Sì, Taurianova non la conoscevo, anche se con altre esperienze musicali sono stato un po' più su, verso Cosenza, e ancora più giù, ancora verso Reggio Calabria. È una bella cittadina, fresca soprattutto, non mi ha fatto sudare molto, cioè, ho sudato ugualmente, ma... E la gente, come la trovi la gente? La gente ho visto che ha seguito abbastanza lo spettacolo, sin dall'inizio. Molto affabile. Molto affabile e... E tutti sotto al palco, quello è importante, insomma. No, questo artisticamente, ma io parlavo d'altro. Umanamente, come la trovi? Umanamente non ho riscontrato problemi, però abbastanza accogliente come gente, senz'altro. Ospitali soprattutto, perché appena siamo arrivati oggi, il presidente e l'altro, non so il nome, ci hanno offerto subito birra, panini, caffè, tutto. Allora, tante grazie, Peppino. Complimenti. Siamo rimasti ora io e il signor Benito. Allora ora terminiamo questo momento magico. Sì, ecco. Prima di terminare questo momento magico vorrei, siccome c'è il cameraman, che potrebbe fare un'immagine anche seduto qua con noi. Sì. Antonio, larga la telecamera e ti siedi, così chiudiamo. Ecco, chiudiamo la nostra intervista. Il nostro Nino che mi ha mandato tanti saluti per telefono, ecco. È sempre simpatico, brillante. Oh. Dai, Antoine, dai. Ecco, vogliamo la sua presenza, Antoine. Qui. Antoine, dai, vieni. Dai, un minuto soltanto, anche con la sigaretta, perché le cose sono... Allora, Antonio... Da quanto tempo che non ci vediamo? Sono 5-6 anni. 5-6 anni. Però quando io sono venuto qua ho chiesto. Tu dicevi che te ne andavi altrove. Perché? Ti sei innamorato? No, sono già sposato.
Ah, no, ti sei innamorato molto di tua moglie. Sì, certo. E tua moglie ha detto, tu non devi andare lì. E poi anche impegni di lavoro. Soprattutto quelli, Va bene. Antonio, io ti auguro sempre di stare bene in saluto. In saluto, grazie, e tante belle cose. Vabbè, grazie Ciao. Ciao. Allora, signor Benito. Sì, vi chiedo scusa, prima, prego. Tanto è vicino e domani segue. Se volete dare a Gigi Cariti, che se lo ricorda, un saluto. Senz'altro, Gigi, il nostro del magazzino. Ciao Gigi, sei sempre nei nostri cuori. Ciao, simpaticone. Anche da Ornella, Anna Maria dal nostro gruppo. Ciao e fai buoni affari. Allora, Allora, signor Benito, ancora, noi terminiamo questo incontro con l'auguri che ci vediamo presto, ma soprattutto nei rapporti umani. Quella è la cosa importante. Esatto. Ecco, voglio solamente dire, praticamente, per concludere questo filmato, che veramente ho avuto ospiti qui in studio, diciamo il signor Mario Tarantino, che tutti il gruppo sono di famiglia. Volevo dire, ringraziare al comitato, cioè all'organizzazione che hanno organizzato una festa così bellissima. Franco Barese, con il trionfo del Milan, una serata. E che nei loro cuori ci siano sempre trionfi. Sempre trionfi. Tengo a precisare, dopo ringraziare l'organizzazione, che con signor Mario Tarantino non è finita qui, perché la stagione è iniziata adesso, si può dire, giusto? Sì. Ci vediamo nel corso dell'estate, faremo delle serate bellissime, delle interviste per Televiola, con il loro intervento anche, ecco. Scherzoso, perché anche se dovesse perdere qualche volta il Milan non fa niente, sono cose che capitano. Forza Milan. Con il signor Mario siamo come di famiglia, e quindi questo filmato che ci lasciano questa sera è veramente una cosa meravigliosa. Allora, signor Mario, vi auguro un buon viaggio, andate piano, e ci sentiamo. Che cosa volevo dire? Volevo ringraziare il signore Pileggi, il signore Calapà, il signor Sorace di Taurianova e tutta la popolazione di Taurianova che hanno contribuito per la festa del Milan Club di Taurianova. Signore, buonanotte. Salutare il signor Pileggi, che mi ero dimenticato, una persona esquisita, una persona gentilissima, che il gruppo che è qui presente vi ringraziano come avete ospitato in una maniera meravigliosa, e quando saranno diciamo nella sua cittadina, nelle Puglie, parleranno sempre da voi del calore che avete dato, va benissimo. Ciao Milan, ciao a tutti, buonanotte, ciao. Scusate se abbiamo fatto un po', però era scusate che non ho organizzato per voi quello che dovevo, ci vediamo buonasera, grazie, è stata stupenda veramente. Signora, non abbiamo una per strada. Vedi che vengono preparati i panini, come dice, la signora.